Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. Sono Riccardo Gatti della ONG spagnola Open Arms. Da qualche tempo siamo noi fermi con la nave vicino a Valencia per un lavoro di manutenzione e perciò non siamo in mare. Siete abituati a vederci in mare, siamo abituati noi a stare in mare, invece adesso ci ritroviamo in terra dando una mano da qualche settimana ormai a una fondazione che sta cercando una piccola soluzione, una grande soluzione per il virus, no? Il Covid-19. Noi appunto in questi giorni ci ritroviamo a dare una mano a chi ce l'ha chiesto, no? Ci ritroviamo adesso a festeggiare appunto il 25 aprile in questo modo diverso. E lontano dalla retorica, il 25 aprile bisogna sempre ricordare che cos'è la resistenza. Noi come ONG, il nostro modo di essere resistenti è sempre cercare di difendere appunto i più deboli, le persone in situazioni difficili, e per farlo l'unico modo che abbiamo è proprio metterci noi, con le nostre mani a dare una mano in quello che c'è bisogno, sia nel mare e appunto sia adesso in terra. Siamo in giro, stiamo dando una mano appunto a questa fondazione, stiamo facendo diversi test, abbiamo iniziato a farlo negli istituti geriatrici, che appunto si ritrovano molte persone anziane in situazioni molto molto difficili. E da qualche giorno abbiamo iniziato anche a andare direttamente a casa, nei diversi a livello di visite domiciliari, e abbiamo anche due punti dislocati a Barcellona, dove siamo adesso appunto con camper come questo. Qua ci siamo io e Anabel Montes adesso stamattina e continuiamo. Appunto, sia a livello di ONG sia a livello personale, la resistenza è lontano da essere retorica, deve essere sempre qualcosa di reale giorno dopo giorno, no? E bisogna sempre cercare di lottare contro chi di questo mondo vuole renderlo un luogo buono per poche persone, un luogo migliore per poche persone, sulle spalle e basandosi sullo sfruttamento di molte altre persone. Il discorso antifascista è quello che deve essere sempre portato avanti. Io personalmente, il mio modo di fare è sempre poter fare quello che posso con le mie mani e sempre portare avanti, appunto, come vi dicevo, il discorso è un atteggiamento antifascista, antisessista, antiomofobo. Mi appoggio alla lotta LGTBI, mi appoggio alla lotta femminista e mi appoggio a ogni lotta che porti l'avanguardia della difesa dei diritti umani e della vita in sé. Questo per me e per noi, tra l'altro, si racchiude, no, nel 25 aprile, nel celebrare il 25 aprile e nel cantare canzoni, per esempio, come Bella Ciao. Perciò da Barcellona vi mando un abbraccio forte a tutti e forza che non passerà, eh.